Farai mai partita d'obiettivi? Questa era una domanda che veniva fatta sovente riguardo Inazuma Eleven. Era il 2018, portavo solo Inazuma Eleven e quindi era normale fare questa domanda. E io non ho mai risposto veramente, ho solo detto un generico vedremo. Ci sono voluti 5 anni però finalmente partite ad obiettivi. Che cos'è una partita ad obiettivi? Ci si impone di fare un qualcosa e realizzarlo in partita. Roba del tipo passa la palla a tutti i compagni, poi al portiere fallo partire dalla sua area, smarcati tutti e vai a fare gol. Questa è una delle cose più improponibili che mi hanno chiesto, ma sì, si partirà venerdì e il primo video sarà segnare gol senza usare tecniche speciali. Questa è una delle cose che vorrei provare a fare almeno una volta, non che non l'abbia mai fatto, ma per dire, si inizia con qualcosa di semplice e si va sempre a fare qualcosa di più difficile. Potete chiedermi di reclutare un giocatore specifico e fare gol solo con lui, smarcarmi tutti gli avversari con un giocatore specifico, quindi dovrò reclutarlo e poi fargli fare queste task improponibili. Quindi nei commenti potete scrivere hashtag PAB, partite a obiettivi, due punti, e scrivere quello che volete che io faccia. Tanto non penso che riceverò chissà quanti commenti, però almeno quelli più divertenti, quelli più difficili, quelli più semplici saranno scelti per i prossimi video. Sarà una serie non tanto lunga, quindi qualsiasi cosa vi viene in mente, hashtag PAB due punti e quello che volete, recluta quel giocatore e segna solo con lui, oppure smarcati tutti, insomma avete capito qual è il senso. L'hanno già fatto altri colleghi, quindi lo sapete meglio di me. Quindi se volete vedermi fallire miseramente, scrivete nei commenti quello che volete vedere. Ciao ragazzi!